Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Ambiente. Le mascherine sono diventate ormai oggetto che sempre più frequentemente vediamo e utilizziamo nella nostra quotidianità, anche alla luce della nuova fase di riaperture che l'Italia si appresta ormai a vivere in pieno, con l'apertura anche di ristoranti, barbieri e molti uffici. Ma sull'utilizzo delle mascherine arrivano ulteriori conferme, infatti il loro buon uso può garantire una netta riduzione del contagio. Arrivano infatti delle ottime notizie da Hong Kong, dove l'università della città si è occupata di analizzare l'effetto di mascherine su alcuni roditori. In particolar modo, per l'esperimento sono stati utilizzati 52 criceti divisi in due gabbie e tra queste due gabbie c'era proprio un materiale protettivo costituito dello stesso materiale delle moderne mascherine chirurgiche che utilizziamo ogni giorno. Il risultato è stato sorprendente, c'è stato un crollo del contagio dai criceti malati a quelli in buona salute di oltre il 50%. Infatti, prima dell'utilizzo di questa barriera protettiva si sono infettati circa il 66% dei criceti in buona salute. Con l'utilizzo invece di questa barriera si è infettato soltanto il 16% dei criceti. Ottimi questi risultati che si riflettono ovviamente sugli umani e soprattutto ricordiamo che l'utilizzo delle mascherine è ancora più importante in quelli che sono luoghi chiusi e affollati. E infatti, se non utilizzassimo mascherine e se non rispettassimo quelle che sono le regole del distanziamento sociale, accadrebbero delle cose davvero allucinanti. Vediamo infatti questo video che è stato mostrato dalla TV pubblica giapponese, che dimostra come in un ristorante al quale erano presenti 11 persone che partecipavano ad un buffet è stato messo del gel fluorescente sulla mano di una sola persona e nel giro di 30 minuti questo gel fluorescente, che quindi in questo esperimento rappresenta il virus, si è diffuso in tutti quelli che sono stati luoghi comuni toccati da questi commensali, dei piatti e bicchieri, al manico di un ombrello, ma anche ai menù e alle posate. Si tratta quindi di appena 30 minuti per trasmettere il virus a ben 11 persone, tutti partecipanti a questo buffet. Ricordiamo quindi del buon utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale, ma soprattutto ricordiamo sempre di rispettare l'ambiente e di rispettare quelle che sono alcune semplici regole che utilizziamo sia se siamo positivi e quindi in regime di quarantena obbligatoria. Ricordiamo di non procedere con la raccolta differenziata, ma di gettare tutto nell'indifferenziato, comprese guanti e mascherine, e poi invece se siamo in un regime di negatività e quindi non siamo in regime di quarantena, possiamo tranquillamente continuare la raccolta differenziata dei nostri rifiuti, ricordando sempre di gettare guanti e mascherine nella raccolta indifferenziata, non lasciando mai questi rifiuti nell'ambiente, perché il danno ambientale potrebbe essere notevolissimo e purtroppo spiacevoli immagini arrivano un po' da tutta Italia riguardo questi cattivi comportamenti. Distanziamento sociale e mascherine potranno farci vivere quindi pacificamente la nostra convivenza con il coronavirus. Non perdete il prossimo appuntamento con la rubrica Ambiente, arrivano altre notizie ed altre curiosità. Grazie per l'attenzione.